Benvenuti al telegiornale di regiovani.it. Come ogni giorno vi chiediamo di scriverci o inviarci i vostri contributi all'indirizzo di posta elettronica redazione@diregiovani.it. Forse Cesare Cremonini aveva tutt'altro in mente quando cantava 50 special con i Luna Pop. Ma quella realizzata per l'azienda napoletana By Simon è veramente una Vespa 50 molto special, ornata di 300 pietre e 50 piastre di argento. Gioco e lusso, questo è il nome dell'opera, è stata realizzata dal giovane scultore Abe Miles. Al momento però la Vespa Gioiello non è ancora in vendita, ma sarà possibile vederla nel suo viaggio itinerante per le fiere orafe europee. Quale miglior modo per festeggiare il 60° compleanno dello storico marchio italiano? Per tutti gli appassionati della serie televisiva Lost, è possibile giocare al videogioco che si ispira ai personaggi della ABC. La Apple ha infatti commercializzato una versione scaricabile per iPod, proponendo così la prima avventura grafica per il player MP3 di Cupertino. Il gioco ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall'emittente televisiva che ne detiene i diritti e la trama è stata creata appositamente dagli sceneggiatori dello show. Il costo? 4,99 € su iTunes. Dallo schermo del PC a quello delle sale cinematografiche. È la sorte che potrebbe toccare al videogioco The Sims. Electronic Arts ha infatti venduto i diritti cinematografici del bestseller da computer alla 20th Century Fox. Il titolo è ancora sconosciuto, ma con molta probabilità potrebbe essere The Sims The Movie. Del videogioco sono state vendute circa 85 milioni di copie in 7 anni. Un esperimento che nemmeno gli stessi Beatles hanno mai tentato. Così l'assessore alla cultura della provincia di Bologna, Simona Lembi, presenta Happy Birthday Salt'n Pepper. È infatti la prima volta che Salt'n Pepper, lo storico album dei Beatles che compie 40 anni, viene eseguito per intero e dal vivo, da un gruppo e da una banda di più di 40 elementi. Protagonisti, la band Fuori di Testa e il corpo bandistico di Castel San Pietro Terme. Dopo la prima del concerto a Castel San Pietro il 1 giugno, ci sarà anche il bis a Brescia in occasione del Beatles Day nazionale. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Se volete diventare reporter per un giorno o una vita, con noi potete farlo. Basta inviare una pillola video di 3 minuti. Lo trovate sul nostro sito. Buona giornata!